Ho fatto, vedete, tutto il primo giro, adesso siamo qui, ho fatto tutte le magliette fino alla maglietta, adesso saltiamo questo foro, vedete qua abbiamo fatto le 3 catenelle, ok? Entriamo e facciamo una maglietta, 2 catenelle, rientro e andiamo a fare un'altra maglietta, così, ok? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giriamo il lavoro. Andiamo qui nel foro e facciamo una maglia bassa. Ok? Vedete? Così. Poi di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo dove c'è la maglietta, entriamo e facciamo la maglietta. Adesso lavoriamo come sempre 3 catenelle e andiamo qui alla maglietta. Come sempre, adesso lavoriamo tutto normalmente. Un'altra maglietta qui. Finiamo adesso tutto il secondo giro. Ok? Così. Tutto il secondo giro. Finiamo. Vedete? Ho finito tutto il secondo giro. Adesso di nuovo iniziamo il primo giro. 1, 2, 3. E lavoriamo tutto il primo giro, come sempre, fino ad arrivare qua. Finiamo tutto il primo giro. Ok. Siamo qui al primo giro, alla fine del primo giro, vedete, ho fatto sempre le magliette, l'ultima maglietta sulla maglietta. Adesso andiamo a fare 2 catenelle e poi andiamo direttamente qui, non in questo foro dove ci sono le 3 catenelle, vedete, qua dentro. Prendiamo, entriamo, andiamo a fare una maglietta. Ok? Così. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Giriamo il lavoro e andiamo direttamente dove c'è la maglietta, la prima maglietta. Ok, qui. Ok, così. Adesso lavoriamo tutto il secondo giro di nuovo. 1, 2, 3. Andate qui, saltate le magliette, andate qui nella quarta magliata. 1, 2, 3, 4, come sempre. E andate a lavorare tutto il secondo giro. Ok? Vi faccio vedere. Vedete come è venuta? Come sta venendo, vedete la scollatura? Vedete com'è bello? Adesso è andata a finire tutto il secondo giro e poi ci ritroviamo qui. Finito il giro, tutto il secondo giro, adesso ricomincio di nuovo con il primo giro. 1, 2, 3, vado a lavorare tutto il primo giro fino ad arrivare qui, ok? Lavoriamo tutto il primo giro. Vedete? Abbiamo fatto tutto il primo giro, adesso ho fatto fino all'ultima maglietta, vado alla terza catena iniziale, vedete 1, 2, 3, lavoro una maglietta. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, giriamo il lavoro, saltiamo dove c'è la prima maglietta, vedete non questa, questa qui, andiamo nella seconda, entriamo e facciamo una maglietta. Così. Poi facciamo di nuovo 1, 2, facciamo 2 catenelle, poi saltiamo 1, 2 alla terza e andiamo a fare una maglietta, 1, poi vado qui, vado a fare la seconda maglietta, adesso lavoriamo 1, 2, 3, lavoriamo normalmente tutto il nostro secondo giro, così, vedete? Vedete come viene il lavoro? Adesso lavoriamo tutto il nostro secondo giro. Finito tutto il secondo giro, adesso ricominciamo di nuovo il primo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a fare tutto il primo giro fino ad arrivare qua. Ok? Facciamo così. Ho finito, vedete? Tutto il primo giro, sono arrivata qui dove c'è il mio fatto 1, le 2 catenelle, ho fatto solo una maglietta, vedete? Dove ci sono le 2 magliette le abbiamo lavorato 1 e 2, poi qui nel foro abbiamo lavorato solo una maglietta. Prendo il filo, vado direttamente qui alla terza catena iniziale, qui, e vado a fare una maglietta, ok? Così. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo a lavorare direttamente dove ci sono le 2 magliette, non questa maglietta, ma queste due, vedete, 1 e 2. Per cui saltiamo una maglietta, andiamo nella seconda, lavoriamo le 2 magliette, 1 e 2. Così. Vedete? Adesso andiamo a lavorare normalmente tutte le magliette. Stiamo facendo, aspettate un attimo, le 2 magliette, il secondo giro, scusate, per cui le 3 catenelle, 1, 2, 3.
andiamo all'ultima maglietta, lavoriamo la maglietta. Adesso qua facciamo tutto il secondo giro, ok? Facciamo tutto il secondo giro. Ho finito tutto il secondo giro, adesso lavoro tutto il primo giro, come sempre, 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare tutto il primo giro di nuovo. Vedete, abbiamo fatto tutto il primo giro, sono arrivata qui nel foro, ho lavorato la maglietta, poi le 3 magliette, poi sono qui, vedete che ci sono le 2 magliette, le 3 catenelle. Noi saltiamo la prima maglietta e andiamo nella seconda direttamente. Esatto. Un attimo che per non mi sbagliare. No, vado nella prima maglietta qui e lavoro la maglietta. Poi salto questa maglietta, vado direttamente alla terza catenella iniziale e vado a fare una maglietta così. Vedete? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 catenelle, giriamo il lavoro, saltiamo tutte queste magliette, andiamo nella prima maglietta qui, vedete, saltiamo 1, 1, 2, 3, 4, la quinta maglietta, qui, andiamo a fare la maglietta. Saltiamo tutto questo, vedete? Così. Adesso andiamo a lavorare come sempre, tutto il secondo giro, normalmente. 2 catenelle la maglia bassa, 3 catenelle la maglia bassa, così per tutto il giro. Finiamo il secondo giro, ok? Lavorato tutto il secondo giro, vedete? Adesso andiamo a fare nel primo giro di nuovo 1, 2, 3, giro il lavoro e lavoro tutto il primo giro fino ad arrivare qui, ok? Lavoriamo tutto il primo giro. Ok, vedete? Ho finito qui, sono arrivato dove ci sono le 4 magliette, 2 catenelle, una maglietta, una catenella, maglietta, 2 catenelle, una maglietta. Vado qui direttamente dove c'è la maglietta e lavoro la maglietta e finisco così. La prima parte, questo non verrà contato, toccato, anzi. Ok? Andiamo a fare il secondo giro e facciamo 1, 2 catenelle, giriamo il lavoro, ok? Entriamo qui nel foro e vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, vado qui nel foro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo qui nella maglietta, andiamo a fare la maglietta. Adesso finiamo tutto il primo giro, il secondo giro, scusate. Ok, vedete? E abbiamo così finito con l'ultimo giro che è il secondo, vedete? Adesso andiamo a fare le maglie basse. Una catenella, giriamo il lavoro, ok? Entriamo qui dove c'è la maglietta e facciamo una maglia bassa. Qua nel foro andiamo a fare le 3 maglie basse, 1, 2. 2, 3, dove c'è la maglietta facciamo una maglia bassa, di nuovo qui una maglia bassa, dove c'è la maglia bassa facciamo una maglia bassa, qui dove ci sono le 3 catenelle facciamo 3 maglie basse, 2, 3, la maglia bassa, lavoriamo la maglia bassa, fino ad arrivare qui al nostro iniziare il lavoro, vedete? Facciamo tutte le maglie basse. Finisco il giro, vedete dove c'è l'ultima maglia bassa, ho fatto la maglia bassa, adesso vado qui alla terza catenella, vedete qui, vado a fare una maglia bassa. Fine. Prendiamo il filo e lo tagliamo. Finito. Adesso vi faccio vedere come è venuto il lavoro. Ok, questa è la nostra parte che abbiamo fatto già una. Vedete? Questa è la nostra prima parte. Vedete come è venuta bene la scollatura? Ok? Adesso vi faccio vedere, metto il sotto dietro e la parte sopra, la prima parte sopra per far vedere come è venuto perfetto il lavoro. Ok? Io ho riunito un attimo con dei segnapunti la prima parte per farvi vedere come viene bene il nostro lavoro. Vedete? Questa è la nostra prima parte già fatta. Abbiamo fatto il lato sinistro, adesso dobbiamo fare questo altro lato qui. Andiamo a mettere su di nuovo, non so voi adesso che misura fate, lo ripeto, io vado a mettere la seconda parte in altri 51 punti in catenelle, faccio sia il primo giro e il secondo giro, poi vado a fare fino a 29 gruppi. Vi ricordate fino a qui dove c'è il nostro segnapunti?
Ricordate, facciamo fino a 29 gruppi, che è il secondo giro, ok? Tutto il secondo giro, e poi vi faccio vedere come iniziare, ok? Solo l'inizio, perché poi da solo farete anche la parte di qua. Io vi faccio solo vedere come iniziare quest'altra parte qui, prima che mi fate due parti uguali, solo per quello. Abbiamo fatto la sinistra, adesso dobbiamo fare la parte destra. Ci ritroviamo qui quando arrivo a questa parte qui. Ok, a dopo. Noi abbiamo fatto questo lato che abbiamo diminuito, adesso stiamo facendo questo lato e vi faccio vedere. Io praticamente ho fatto, vedete, questo è il lato che stiamo lavorando, ho fatto 29 fuori, più adesso ho fatto il giro del trentesimo giro, vedete, il primo giro del trentesimo, perché questo è qua, così, vedete, questo qua. Vedete, questo è il 29, ok? Il 29esimo giro. Poi ho iniziato il 30esimo giro, il primo giro. Adesso andiamo a fare la diminuzione di qua, ok? Cosa facciamo? Adesso vi faccio vedere. Praticamente ho fatto adesso il 30esimo giro, ho fatto sia il primo giro che il secondo giro. Ho fatto il secondo giro normalmente fino ad arrivare qui. Che adesso qui, siccome dobbiamo fare questa parte qui, vedete questa parte qui che iniziamo a diminuire, per cui facciamo una catenella, ok? Prendiamo il filo, andiamo qui all'altezza catenella iniziale e andiamo a fare una maglia, una doppia magliata. La facciamo così: usciamo da 1, usciamo da 2 e usciamo da 2, così, ok? E abbiamo fatto questa parte qui. Adesso andiamo a fare, giriamo il lavoro, ok? Giriamo il lavoro e camminiamo fino ad arrivare alla maglia alta con delle maglie bassissime. Così una e due alla maglia bassissima. Dove c'è la maglia alta, vedete? E abbiamo fatto anche qui il nostro la prima diminuzione. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo qui adesso nel foro, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Adesso lavoriamo come sempre, dove c'è la maglia alta lavoriamo la maglia alta, così, vedete? E se mettiamo bene il lavoro, lo giriamo un secondo, lo mettiamo bene, vedete, abbiamo diminuito anche la parte qui, questa parte qui, ok? Praticamente abbiamo fatto il trentesimo giro, tutte le magliette, poi abbiamo fatto tutto il secondo giro fino ad arrivare qua, che abbiamo fatto la maglietta, una catenella e diciamo una doppia maglietta lavorando come vi ho fatto vedere. Poi abbiamo girato il lavoro, abbiamo fatto, vedete? Abbiamo girato il lavoro e abbiamo camminato fino alla maglietta, ok? Con delle maglie bassissime, poi abbiamo fatto le 3 catenelle, nel foro abbiamo fatto di nuovo lo stesso lavoro che si fa sempre: una magliata, 2 catenelle, una magliata, una catenella, una magliata, 2 catenelle, una magliata e alla magliata una magliata. Adesso andate a lavorare tutto fino a qui lavorando normalmente, poi tornate e fate di nuovo il primo giro normalmente. Quando arrivate qua dovete fare quello che avete fatto questa parte qui. Adesso dovete continuare come sempre, ok? Perché non mi conviene farvi registrare tutta questa parte qui, perché se no verrebbe lunga. Ok? Adesso andiamo a finire tutto il secondo giro del trentesimo gruppo. Infatti, volevo dire, stiamo facendo il 31esimo gruppo, però il primo giro. Ok? Mi ero sbagliata con i gruppi prima che poi non vi trovate. Ok? Stiamo facendo il 31esimo gruppo, ma il primo giro. Ok? Andiamo a fare questo. Ok, praticamente ho fatto, vedete, tutto il primo giro l'abbiamo fatto insieme, finito, poi ho fatto tutto il secondo giro, adesso siamo qui alla parte dove dobbiamo diminuire. Ho fatto la magliata, 2 catenelle, una maglia bassa, le 3 catenelle, una maglia bassa, adesso andiamo a fare una catenella e qui al centro in questo foro andiamo a fare una maglia bassa, ok? E qua abbiamo fatto un'altra diminuzione. Adesso giriamo il lavoro, ok? Andiamo qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, vedete dove c'è la catenella, entriamo, facciamo una maglia bassissima, ok? E andiamo a fare anche qui una maglia alta, 1, 2 e 3, ok? Una maglia alta, poi andiamo qui nel foro,
e facciamo una maglietta, 2 catenelle, una maglietta. Poi vado qui dove ci sono le maglie, dove c'è la maglietta, vado a fare la maglietta così. Adesso andiamo a lavorare come sempre. Lavoriamo tutto il primo giro normalmente, poi finito tutto il primo giro, riniziate di nuovo il secondo giro, nel secondo giro ci ritroviamo. Sono alla fine, vedete, del secondo giro, ho fatto la maglietta, vedete qui, adesso andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, andiamo qui nel foro e facciamo una maglia bassa, ok? Poi facciamo 1, 2, 3 catenelle, anzi 2 catenelle e andiamo qui nell'ultimo foro e andiamo a fare una maglia bassa. Ok? Così. Adesso giriamo il lavoro. Giriamo il lavoro e andiamo direttamente qui dove c'è il foro, camminando con la maglia bassissima, e andiamo a fare una catenella, 3 catenelle, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta, così, ok? Poi andiamo a fare normalmente dove c'è la maglia alta, facciamo la maglia alta. Così. Adesso andiamo a lavorare tutto il primo giro normalmente. Facciamo tutto il primo giro. Poi andate, facciamo tutto il primo giro, poi tornate, fate il secondo giro, poi quando arriviamo qui al secondo giro vi faccio vedere di nuovo. Finisco, vedete, abbiamo finito, abbiamo fatto il primo giro, abbiamo fatto adesso il secondo giro. Siamo qui dove ci sono le 3 catenelle, la maglietta, alla fine c'è, vedete, questo piccolo foro. Facciamo andando 2 catenelle, una maglia bassa qui nel foro, ok? Così, 2 catenelle. E di nuovo, sempre in questo foro, andiamo a fare di nuovo una maglia bassa, ok? Così. Giriamo il lavoro. Dentro questo piccolo foro che abbiamo fatto, entriamo, facciamo una maglia bassissima e poi facciamo 3 catenelle. 1, 2, 3. Più 2 di separazione, facciamo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prendiamo il filo e andiamo direttamente dove c'è la maglia alta, qui, e facciamo la maglia alta. Adesso qui lavoriamo come sempre tutto il primo giro, normalmente facciamo il primo giro, poi fate il secondo giro, quando arriviamo al secondo giro vi faccio vedere cosa fare. Siamo, vedete, alla fine del lavoro, ho fatto le 3 catenelle, la maglia alta, adesso siamo qui, prendiamo il filo, andiamo a fare direttamente 3 catenelle, la maglietta, l'altezza catenella iniziale, 1, 2, 3, qui, altezza catenella iniziale, facciamo la maglietta, così. Adesso giriamo il lavoro, facciamo direttamente 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare qui dove c'è la maglietta, qui, vedete, entriamo e facciamo la maglietta. Adesso andiamo a lavorare come sempre tutto il primo giro, finiamo, facciamo tutto il primo giro e tutto il secondo giro. Il secondo giro vi dico come continuare. Siamo, vedete, alla fine del giro, ok? Adesso andiamo a fare praticamente 2 catenelle, 1 e 2, poi saltiamo 1 e 2 nella terza maglia, vedete? 1, 2, all'altezza maglietta, facciamo una maglietta. Poi andiamo direttamente qui, saltando questa maglietta, andiamo nell'altezza catenella, all'altezza catenella iniziale, facciamo una maglietta. Così. Ok? Adesso andiamo, facciamo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro. Andiamo qui nel foro direttamente e andiamo a lavorare 1, e 2 maglie, scusate, 1 e 1, 2, ok? Poi andiamo qui dove ci sono le 2 magliette, lavoriamo le 2 magliette, 1 e 2, così, vedete? Vedete come sta venendo bene? 2.
Adesso lavoriamo come sempre, lavoriamo tutto il primo giro, facciamo anche il secondo giro vi dico come fare. Ok, ho finito il giro, vedete il secondo giro, ho fatto fino alle due magliette, vedete? Le 3 catenelle, le due magliette. Adesso andiamo a fare così, andiamo direttamente qui alla terza catenella iniziale, ok? E andiamo a fare una maglietta. Così, ok? Adesso giriamo il lavoro. Ok, 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro. Adesso saltiamo una maglietta, andiamo nella seconda, andiamo a fare una maglietta. Così. Adesso andiamo a lavorare come sempre tutto il primo giro normalmente. Entriamo qui e lavoriamo direttamente tutto il primo giro. Finito tutto il primo giro, poi ci ritroviamo qua con il secondo giro di nuovo. Andiamo in giro, vedete, con le 3 catenelle, andiamo qui alla terza catenella iniziale, facciamo una maglia bassa. Adesso giriamo il lavoro e poi andiamo direttamente, camminiamo con maglie bassissime, camminiamo, ok, 1, 2, fino ad arrivare alla prima maglia alta, 2, qui siamo alla maglia alta e facciamo una, vedete, e abbiamo fatto anche qui. Le 3 catenelle 1 2 3. Adesso andiamo a lavorare come sempre. Entriamo nel foro, andiamo a fare il nostro lavoro, 2 catenelle, una magliata, 2 catenelle, di nuovo nel foro, una magliata, una catenella, di nuovo una magliata nel foro, 2 catenelle, una magliata nel foro. Andiamo qui dove c'è la magliata, lavoriamo la magliata. Adesso lavorate tutta questa parte qui, poi andiamo a fare il secondo giro e ci ritroviamo qui. Finiamo il giro, vedete, con l'ultimo giro, facendo 3 catenelle, abbiamo fatto una magliata, 2 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa qui e una maglia qua, praticamente dove c'è il foro, una maglia bassa anche qui, ok? Adesso una catenella, girate il lavoro e lavorate adesso tutte le maglie basse. Entriamo, andiamo a fare una maglia bassa, vado qui nella maglia bassa, faccio una maglia bassa, qui le 3 maglie basse, 1, 2 e 3, poi nella maglia bassa una maglia bassa, finito tutto con le maglie basse, ok, fino alla fine, tagliate il filo e poi vi dico cosa fare. Abbiamo finito anche la seconda parte, vedete come viene perfetto le due metà di qua, vedete, questa tutta la prima parte. Vabbè, adesso io l'ho messa così perché non, vedete, abbiamo fatto sia di qua che la parte di qua, vedete? Com'è perfetto. Adesso io l'ho tirata su, vedete? Ok? Adesso andiamo a cucire questa parte qui e questa parte qui, ok? Poi vi dirò, anzi, facciamo subito, vi dirò subito adesso, mettiamo così, tolgo un attimo questi segnapunti, un attimo, perché sono. Vedete? Adesso io lascerò praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fuori, ok? Per la mia manica. Anzi, faccio 10, esatto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fuori, ok? Perché per la misura che sto facendo vanno bene 9 fuori, ok? Per cui da questa parte qui, poi dal colore arancione fino alla fine del lavoro va cucito, ok? Allora, io direi di cucirlo con sinceramente l'ago perché vi viene perfetto il lavoro. Ci vuole un po' più pazienza, ma viene proprio bello. Se no, potete fare come vi ho sempre insegnato io: una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e così via per tutto il giro, come vi ho sempre insegnato. Invece di mettere due catene separate, ne mettete una, così vi viene vicino il lavoro. Lasciate sempre lo spazio qui per fare le maniche, ok? La stessa cosa andate a fare di qua. Abbiamo detto 9 fuori, 1. Ok, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9. Naturalmente voi dovete provarla su di voi, mettete dei segnapunti, la provate e poi vedete com'è la vostra larghezza per le braccia. Andiamo a cucire e poi ci ritroviamo qui. Bene, io ho già fatto la prima manica, vedete? Inizia un po' largo e poi piano piano l'ho stretta perché volevo fare il posino un po' più bellino. Vedete? Io ho fatto anche dei pippiolini. Adesso vi faccio vedere come fare questa bellissima manica. E iniziamo. Bene, io ho lasciato il totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fori. Vedete? Totale 10 fori da qua a qua. Però è da qua a qua anche 10, per cui totale io faccio così, ce li mettiamo in due così lo vedete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Però sulla mia misura, provate sulla vostra e vedete quanto dovete allargare la parte per fare la manica. Ok? Adesso iniziamo a fare, andiamo sulla parte centrale, che è qui in basso. Ok, mettete il lavoro sul diritto normalmente, qua è la parte centrale del nostro lavoro, dove noi iniziamo a fare le maglie. Ok, e vi faccio vedere. Bene, vedete, io sono qui alla parte dove c'è questa è la cucitura, inizio già di qua sul destro, vedete? Così. Entro, vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro e vado a fare una maglietta e totale sono due. Vado qui dove ci sono le magliette, entro nella prima, vedete? E faccio due magliette, una e due. Vado qui nel foro e faccio una maglietta. Così. E stiamo costruendo il nostro primo giro. Ok? Adesso questo filo non nascondo. Adesso andiamo direttamente qui, adesso controllo bene, ho fatto 5, vedete, 2, 4, 5, entro qui e vado a fare la sesta maglietta, ok? Poi prendo il filo, salto queste magliette qui, vado nel foro e vado a fare una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, una catenella, di nuovo una maglietta, praticamente sto costruendo il nostro giro. 2 catenelle, di nuovo rientro e vado a fare una maglietta. Vedete? Stiamo costruendo il primo motivo, così. Poi salto queste magliette, vado qui nel foro e faccio 2 magliette, 1, 2 qui. Poi vado qui nelle magliette, vado a fare anche 2 qui, 1, 2. Vado qui nel foro e vado a fare altre 2 magliette. 1 e 2. E questo è il nostro motivo. Ripetiamo il nostro motivo di nuovo. Entro nelle magliette, vado a fare 1 e 2. Vado qui nel foro, vado a fare altre 2 magliette, 1 e 2. E questo stiamo iniziando il nostro motivo. Vedete, abbiamo già fatto le 4 magliette. Adesso saltiamo questo gruppo di magliette, andiamo nel foro e andiamo a fare una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, una catenella, di nuovo rientro sempre nel foro, faccio una maglietta, poi 2 catenelle, rientro nel foro e vado a fare di nuovo le due magliette, la maglietta, scusa. Ok? Così. Salto questa parte qui delle magliette, vado nel foro e vado a fare le nostre, se ricordate, 6 magliette per finire il nostro motivo. 2, vado qui nelle magliette, vado a fare altre 2 magliette, 1 e 2, vado qui nel foro, vado a fare altre 2 magliette, 1 e 2, vedete? E abbiamo finito il nostro motivo, abbiamo iniziato con le 4 magliette, poi il nostro motivo e poi finiamo con le 6 magliette. Adesso ricominciamo di nuovo con le 2 magliette, entro qui dove c'è le magliette, faccio 2 magliette, 1 e 2. Vado nel foro e vado a fare le due magliette, 1 e 2. Ok? Adesso andiamo a fare il motivo qui direttamente nel foro. Una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, una catenella, una maglietta, 2 catenelle e una maglietta. Ok?
Adesso andiamo qui nel foro e andiamo a fare le 6 magliette. Sapete che finiamo con le 6 magliette, 2, vado nelle magliette, vado a fare altre 2 magliette, 1, 2, vado nel foro e vado a fare altre 2 magliette, 1 e 2. Adesso ricominciamo di nuovo il motivo, cioè le 4 magliette, andiamo qui nelle magliette, facciamo 2 magliette, 1 e 2, vado nel foro e vado a fare altre 2 magliette. Vedete, stiamo cominciando di nuovo il motivo e abbiamo fatto le 4 magliette. Adesso saltiamo questo e andiamo a fare di nuovo una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, una catenella, una maglietta, 2 catenelle e una maglietta. Andiamo a finire di nuovo con le 6 magliette. Andiamo nel foro e facciamo le 2 magliette, 1 e 2. Andiamo, non ci sono le magliette, andiamo a fare le 2 magliette, 1 e 2. Abbiamo già fatto 4 magliette, andiamo nel foro, andiamo a fare le ultime 2 magliette, 1 e 2. E abbiamo finito il nostro motivo, vedete? Ricominciamo di nuovo con le 4 magliette. Andiamo qui dove c'è la maglietta, facciamo le 2 magliette, 1 e 2. Andiamo qui nel foro, andiamo a fare le altre 2 magliette, 1 e 2. Adesso saltiamo dove c'è le magliette, andiamo qui nel foro e andiamo a fare il nostro motivo, 1 2 catenelle, una maglietta, una catenella, una maglietta, 2 catenelle, una maglietta. Vedete? Siamo arrivati quasi alla fine del nostro motivo. Vedete? Praticamente, se vi ricordate, abbiamo iniziato qui con le 6 magliette, dobbiamo finire con le 4 magliette. Andiamo qui nel foro, andiamo a fare le 2 magliette, 1, 2, vedete? Andiamo qui dove ci sono le magliette, andiamo a fare le 2 magliette, 1 e 2. Andiamo alla terza catenella iniziale e andiamo a chiudere il nostro lavoro. E abbiamo costruito praticamente la nostra manica. Adesso lavoriamo come sempre, facciamo il secondo giro, come sempre, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltiamo 1, 2, 3, andiamo alla quarta e andiamo a fare la maglietta, 1 e 2. Sapete che sono due magliette. Aspettate che sto controllando che sia bene fatto, eh?